Arriva da Cortona, ben ritrovati con la seconda parte di Spunti di Vista. Il nostro ospite di questa sera è uno dei, anzi è l'ultimo dei candidati che si presenterà a fine maggio nelle schede elettorali per ricevere il consenso dei propri cittadini. E io mi fa piacere ritrovare Mauro Turenci, proprio perché facciamo un piccolo passo indietro di 20 anni, quando Turenci aveva i capelli più scuri di adesso e io ero al giornale a Corriere di Arezzo, curavo proprio le elezioni e stavo per presentarlo come possibile candidato alla Regione Toscana e poi mi ritrovo un'altra persona e quindi devo dire che quel giorno mi ritrovai spiazzato. Quindi mi fa piacere ritrovarlo qua dopo tanti anni, perché è ancora sempre bello, carico, in grande forma e soprattutto ha voglia di fare tante cose belle, così, caro Mauro? Sì, ho voglia di contribuire al cambiamento a Cortona. Dopo 73 anni c'è la possibilità epocale di arrivare a un cambiamento di conduzione nell'ente locale. Abbiamo fatto questa lista che si chiama Cortona Patria Nostra, è una lista fortemente identitaria con un bellissimo simbolo, che non è un simbolo casuale, c'è il leone di San Marco, il simbolo di Cortona, c'è un bel cuore che rappresenta la passione, c'è il tricolore e poi c'è il termine patria, che per noi vuole dire popolo, territorio, tradizione, cultura. La nostra è una lista di giovani, e siamo presenti in tutte le frazioni, daremo un forte contributo. Senta Mauro, ma qualcuno dice che la sua è una lista di ripicca, è così o no? No, guardi, io politica non la faccio per ripicca, io la faccio perché ho dei buoni sentimenti, la cosa può far ridere. In politica ci sono maneggioni, opportunisti, persone che vanno nei partiti e li prendono al volo come taxi. Io ho avuto la dignità di rimanere sempre dove dovevo stare, onoro gli ideali che avevo a 13 anni, sono stato nel Movimento Sociale Italiano, sono stato consigliere comunale, segretario provinciale. Se fossi stato furbo e avessi aderito ad Alleanza Nazionale, probabilmente sarei diventato consigliere regionale e deputato, ma non mi interessa, perché quella vicenda ignobile è finita con gli appartamenti a Monte Carlo, eccetera, eccetera, eccetera. Diciamo che ho pagato il prezzo della coerenza, però il fatto che intorno alla mia persona, che evidentemente rappresenta qualcosa, si sia creato un bel ambiente umano e un bel gruppo e che si corra per queste elezioni sotto le insegne di Cortona Patria Nostra non è una cosa casuale, è una cosa molto bella che mi gratifica. Senta Turenci, voglio tornare ad una domanda, era una delle ultime che avevo programmato di farle, però visto che lei è un esperto di treni perché lavora alle ferrovie, quindi sì, si interessa di collegamenti, Terontola. Da tempo chiede di ripristinare perlomeno la sua dignità e hanno proposto la fermata di un treno veloce, di un Frecciarossa. Secondo lei è possibile tutto questo? Guardi, intanto le dico cosa faccio in ferrovia. Io mi occupo di sicurezza di esercizio. Sono stato per 13 anni responsabile della sala operativa della lunga percorrenza a Campo Marte, poi ho fatto degli accertamenti professionali, sono finito a Roma a occuparmi di sicurezza. E, per quel che riguarda Terontola, l'impianto ferroviario in realtà per quel che concerne il ridimensionamento del personale paga lo scotto delle tecnologie. Teniamo presente che fermano tutti i treni regionali, interregionali veloci, fermano molti treni intercity, è una stazione ben servita. Direi che nel sogno che avrei ci potrebbe essere una zona industriale con in area doganella raccordata con la ferrovia, fare arrivare merci e far partire merci, perché indubbiamente la stazione di Terontola è una grande ricchezza. Io personalmente non mi sembra fondamentale che fermi una coppia di Eurostar a Terontola. Ci fermano tanti treni, cerchiamo di valorizzarlo questo impianto. Mi dispiace che per una scelta aziendale la biglietteria sia aperta solo nei giorni feriali, nei giorni festivi sia chiusa, indubbiamente le persone più anziane hanno difficoltà ad accedere al biglietto, però è uno snodo importante, rimane una stazione importante, strategica e nevralgica nell'ambito delle ferrovie italiane, della rete ferroviaria italiana. Ecco, non dimentichiamo che Terontola può riacquisire la sua proprio fondamentale importanza, visto che è un punto strategico perché è la porta dell'Umbria. Certo, ma noi abbiamo la fortuna a Cortona di avere due stazioni, Camuscia, che è la stazione diciamo del centro storico, e Terontola, che è la porta per l'Umbria. Sono molti i cittadini che stanno nel versante umbro che prendono la macchina e da Magione, da Passignano, da Duoro velocemente raggiungono Terontola e vanno a lavorare lontano, perché la nostra zona, purtroppo, lo dico in maniera un pochino malinconica,
non offre molto ai giovani, non offre occasioni di lavoro, siamo un paese di pendolari che la mattina si alza presto, parte e fa ritorno a casa la sera. E molti usufruiscono della 71, come abbiamo detto prima al suo collega candidato di Bibbiena, come i problemi ci sono in Casentino, anche sul fronte Valditiana, quel tratto di strada regala molte criticità. Ma guardi, hanno provato a fare una variante, una variante della statale 71, però finisce in una rotonda in mezzo ai campi, località La Mucchia, è un pochino surreale, uno prende la variante e si trova in mezzo a un campo, con una rotonda e tre lampioni. Probabilmente occorre fare scelte più coraggiose e dare risposta a quelle che sono le esigenze importanti dei cittadini. Qui non mi sembra che abbiamo brillato, è stato inaugurato quel tratto in pompa magna, ma finisce in mezzo ai campi, letteralmente in mezzo ai campi, con una bella rotonda. Sempre. Forse abbiamo necessità abbiamo necessità maggiori e vorremmo delle risposte che siano risolutive. Camuscia continua a essere attraversata dal traffico veicolare pesante, le persone in piazza, le persone più anziane continuano a stare sedute alle stesse panchine di piazza Sergardi, mentre sfrecciano pullman, camion e automobili. Manca tutto. Ecco, questa sua osservazione riferita appunto alla variante mi ha fatto subito ripensare anche a un'altra struttura che è là in mezzo alla Valditiana, l'ospedale della Fratta. Secondo lei è una risorsa o un problema adesso? Ma guardi, l'ospedale della Fratta è un problema, è stato sempre un problema, è stato costruito in ossequio a logiche politiche che non abbiamo mai condiviso. Io ogni volta che passo sotto l'ospedale di Cortona, il vecchio ospedale Santa Margherita, che ha una storia e una tradizione profonda, mi immalinconisco perché vedo questo dinosauro disabitato, vuoto, e penso alla professionalità dei medici, delle infermiere, degli infermieri che ci lavoravano, perché era un punto di riferimento importante per la città. Aver chiuso i piccoli ospedali per realizzare quello della Fratta è stata una bestialità. Se proprio dovevamo avere un ospedale comprensoriale, bisognava probabilmente puntare su quello di Castiglion Fiorentino, che era abbastanza equidistante dai comuni di Lucignano, Marciano e Cortona, era dotato di un parcheggio, alle necessarie infrastrutture. Abbiamo voluto la Fratta, ma la Fratta è il prodotto di una logica politica che si è rivelata fallimentare in Toscana. Io mi ricordo le 40 USL toscane, una volta si chiamavano così, i famigerati comitati di gestione con i quali abbiamo consegnato la sanità a politici senza scrupoli. Ho tutt'altra visione, io vorrei una sanità che accompagnasse il cittadino da quando nasce a quando muore. Quindi la medicina l'abbiamo trasformata in geriatria, manca una pediatria. E poi l'ho detto anche in un'altra trasmissione, noi abbiamo lunghe liste di attesa e per fare la diagnostica spendiamo più che in un istituto privato. C'è un Cisalpino a Terontola che funziona, ora nei locali della Misericordia di Camuscia, proprio accanto alla Casa della Salute, nasce un altro piccolo Cisalpino. Perché? Perché il privato arriva, perché c'è mercato. Evidentemente non riusciamo a soddisfare le esigenze della popolazione. Ricordiamoci che la salute con la sicurezza è la cosa più importante. Senta, Turenci, Cortona, ovvero turismo, economia e cultura. Queste sono le idee forza. Ecco, mi dice in pillole quali sono i suoi slogan, i suoi guardi, punti di forza? Per capire Cortona bisogna capire bene cosa rappresenta. Io non sono cortonese di nascita, però da 40 anni. Io sono nato a Roma, ma ci abito dal 74 ininterrottamente. Mi ricordo una Cortona diversa. Mi ricordo una Cortona dove c'erano 90 botteghe artigiane, dove c'erano gli antiquari, dove gli antiquari compravano i mobili e li facevano restaurare, dove c'erano falegnami, tornitori, ebanisti, restauratori. Era la città dell'arte, la città delle arti e dei mestieri. Ora queste botteghe artigiane sono chiuse. Io ho sempre pensato che riportare gli artigiani dentro le mura, tenendo presente che c'è una mostra nazionale del mobile antico, possa essere un'ottima idea. E quindi perché non censire i locali sfitti, i fondi sfitti, alcuni sono del comune? Perché non prendere i vecchi artigiani e creare una scuola del restauro? Perché non creiamo occasioni di lavoro in Cortona? Lei ha detto giustamente prima, abbiamo perso l'ospedale ma abbiamo perso anche la pretura. E Cortona sta diventando un deserto e poi credo che i cortonesi debbano imparare ad amare di più la loro città e il loro territorio. Perché è vero che molte giovani coppie non vengono ad abitare a Cortona perché le case sono care e che con prezzi più abbordabili è possibile andare ad abitare a Camuscia. Però è anche vero che il centro storico va amato, avere la possibilità di vivere a Cortona è un sogno. Io ogni volta che ci vengo, quando il lavoro me lo consente, quando faccio una passeggiata sul parterre, mi guardo sta città e penso che sia veramente una cosa molto bella da custodire con cura e da valorizzare.
Io vorrei, per esempio, per agevolare le giovani coppie, che una giovane coppia che prende un mutuo prima casa, ecco, almeno il comune pagasse, pagasse le spese notarili per il mutuo. Per il mutuo. Cerchiamo di agevolare le giovani coppie, riportiamole dentro le mura. Molti vanno a abitare altrove perché non è comodo, perché non ci sono parcheggi, perché non offre quei comfort che Camucia offre. Ma Camucia è cresciuta in maniera disordinata, è una cozzaglia di case indistinto. Occorre rimettere le mani in tutto il territorio e fare scelte coraggiose, perché la città non la dobbiamo progettare nel deserto da zero, dobbiamo mettere le mani su qualcosa che si è sviluppato in maniera disordinata, dobbiamo avere il coraggio di fare qualcosa di diverso, con una mentalità nuova. Senta. Quando, ecco, volevo terminare, scusami, quando abbiamo dei giardini a Camucia, sono i giardini di via 25 Aprile, sono dei giardini per restaurare i quali abbiamo speso 44.000 euro alcuni anni fa con esiti disastrosi. Tra questi giardini e la cosiddetta Pinetina c'è un istituto, un asilo, che ha degli importanti problemi strutturali. Io ho detto spostiamo l'asilo, lo portiamo in un'altra area. Anche altri problemi. Purtroppo. Anche altri problemi, e poi mi piacerebbe parlarne, me lo chiede. No. Allora, leviamo, spostiamo l'asilo nel polo scolastico, facciamo un bel parco e un bel polmone verde per le mamme e per i bambini, facciamo una bella fontana, mettiamo arredo urbano. Creiamo qualcosa che serva agli abitanti. Gli abitanti vogliono scelte coraggiose. Senta, sull'asilo cosa voleva dire in più? Voglio dire che questo asilo è stato vandalizzato da alcuni delinquenti, che uno di questi delinquenti è un extracomunitario che ha più di 18 anni. Io avrei voluto che il sindaco, invece di promuovere le cene a tavernelle per ripagare le spese di restauro dell'asilo, perché sono state danneggiate le suppelletti, i computer, perfino i giocattoli dei bambini, fosse intervenuto nel comitato provinciale della sicurezza e avesse chiesto un bel daspo urbano per questo signore. Fuori dalle scatole, non vogliamo delinquenti nel comune di Cortona. Senta Torenci, per quanto riguarda invece Cortona e il suo ruolo nella Valditiana, Cortona ha firmato un patto con altri 10 comuni e fra questi c'è anche Montepulciano. Lei come vede questa alleanza con Montepulciano, che è un po' l'alter ego di Cortona in Vallato, anche per caratteristiche culturali? Ma guardi Cortona è unica. Mi capita di girare, per lavoro giro da Trieste a Siracusa, a Lecce, a Palermo. Da Trieste in giù, come diceva la Carrà. Da Trieste in giù. Ma Cortona ha delle potenzialità enormi. Certo, non possiamo cavarcela da soli, delle sinergie con altri comuni sarebbero opportune. Io penso all'archeologia, per esempio, no? Cioè, c'è un parco archeologico al Sodo, che per ora è tutto chiuso, con dei cancelli chiusi, abbiamo speso per una reception credo 200.000 euro, ma se non entriamo in un circuito virtuoso dell'archeologia e non inseriamo Cortona in un contesto più ampio, non ne veniamo fuori. Quindi, come dice giustamente lei, occorre fare qualcosa mettendosi a tavolino, ove occorre, anche con gli amministratori degli altri comuni. Bene, allora il tempo ormai è finito, però le chiedo una domanda di carattere più specificatamente politico. Tutte queste belle cose che lei ha detto, ha avuto modo di confrontarsi con i suoi colleghi d'area, visto che poi rappresentati concorrenziali, quindi ognuno può chiedere i voti per Io devo dire, voglio dare una risposta non formale. Parlando di contenuti. Guardi, non è stato possibile confrontarci sui contenuti. Io spero che presto, almeno nei dibattiti televisivi, questa opportunità ci sia. Diciamo, quello che mi ha addolorato dal punto di vista personale è questo ingiustificato ostracismo nei confronti della mia lista. Io penso che i valori siano destinati a venire fuori e ad emergere. Ma lei si sente vittima di un pregiudizio? Sì, sicuramente. Sicuramente, perché non c'è spiegazione logica. Hanno detto che la mia lista veniva esclusa prima perché mancava l'esperienza conclamata, poi perché era una lista troppo giovane. E poi alla fine perché non condividono il progetto. Il nostro progetto non l'ha letto nessuno, avremo modo di illustrarlo più compiutamente, lo sto pubblicando sui social a puntate, a capitoli, ma non è sicuramente questo il motivo dell'esclusione. L'obiettivo politico di questa esclusione è questo personaggio ignobile che sta davanti alle telecamere. Beh, caro Torenci, io le saluto, le auguro un bocca al lupo e buona Pasqua. E la ringrazio anche a lei. Sta attento.